Eccoci qua, dunque con l'informazione di Telenuova, ben ritrovati. Cominciamo con la sanità, con gli ispettori del Ministero della Salute che sono in arrivo all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. I casi di cronaca degli ultimi giorni avrebbero spinto alcuni rappresentanti politici del territorio a chiedere aiuto al ministro Lorenzin. Intanto a livello aziendale è stata disposta un'indagine interna per fare luce sul caso della morte del 37enne Raffaele Granata proprio all'ospedale di Nocera. A Salerno si studia la possibilità di attivare avvisi per selezionare medici per il pronto soccorso. Il nostro primo servizio. Gli ultimi casi di cronaca verificatisi all'Umberto I lasciano perplessi tanti utenti che quotidianamente chiedono assistenza alla struttura sanitaria di Nocera Inferiore, problematiche all'ordine del giorno con cui si confrontano i vertici ospedalieri. Quello che è accaduto negli ultimi giorni all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore lascia sconcertati e fa sorgere numerosi interrogativi. Diverse le morti sospette avvenute in corsie, su cui sta indagando la magistratura, ma anche la forte carenza di personale, in particolare al pronto soccorso, che ha costretto addirittura i medici a denunciarsi in autotutela. Il nosocomio è indubbiamente nell'occhio del ciclone. Ora sembra attirare pure le attenzioni della politica. Nei prossimi giorni potrebbero essere inviati degli ispettori ministeriali. Le criticità, infatti, sono arrivate anche ai piani alti del Parlamento. Sicuramente se ne sta interessando la direzione commissariale. A Venezia e a Salerno si starebbero studiando misure di potenziamento con la messa a punto di alcuni avvisi per la selezione di medici per il pronto soccorso. Non attività tampone come è avvenuto negli ultimi giorni, ma adeguamenti strutturali del personale che consentiranno di gestire le attuali emergenze e fronteggiare al meglio l'organizzazione dei turni con l'avvento della primavera e soprattutto in vista del periodo estivo. Domenica il direttore sanitario Maurizio D'Ambrosio aveva ammesso che la situazione era molto delicata. Non riusciamo a fare i turni di base, un improvviso congedo per malattia ci mette in ginocchio. Allo stesso tempo aveva aggiunto: se mi danno il personale riusciremo a dare beneficio e appropriatezza a tutta la struttura. La svolta dunque potrebbe essere vicina e l'arrivo degli ispettori ministeriali rappresenterebbe una spinta in più a fare meglio. Intanto, oltre all'inchiesta della magistratura, è stata disposta pure un'indagine interna per capire cosa è accaduto sabato, quando è morto il 37enne scafatese Raffaele Granata. La nostra battaglia, la battaglia di Telenuova, ma non solo, per cercare di sensibilizzare sempre più l'opinione pubblica e soprattutto la parte politica ad intervenire subito rispetto al fenomeno inquietante dell'aumento dei tumori, prosegue. Una battaglia che stiamo portando avanti e fortunatamente non da soli. Se ne parla soprattutto con i giovani nelle scuole, lo ha fatto l'Istituto Alberghiero Pittoni di Pagani, che ha aperto le sue porte ad alcuni medici specializzati e anche del polo oncologico dell'ospedale di Pagani. Perché? Perché è fondamentale la prevenzione e nella prevenzione è fondamentale una corretta alimentazione. Quindi chi più di un istituto alberghiero ne poteva parlare dettagliatamente? Vediamo questo servizio. Lo chef non è solo colui che cucina e propone piatti che diventano talvolta opere d'arte. Lo chef oggi più di ieri è anche una sorta di dottore per tutte le persone. Deve controllare sempre in modo accurato i prodotti che utilizza, scegliere quelli che siano sani, naturali, proponendo in maniera genuina, senza alterarne i sapori. Nell'epoca in cui avanza, specie nel nostro territorio, la paura di ammalarsi di tumore, il ruolo del cuoco è quindi fondamentale, perché anche l'alimentazione è da tenere sempre sotto stretta sorveglianza. Se ne è parlato all'Istituto Alberghiero Pittoni di Pagani, in un convegno sulle malattie oncologiche, incontro che ha attirato l'attenzione degli studenti che hanno scelto l'attività culinaria come percorso di studi ed esistenziale. A parlare ai ragazzi i medici Linda Alvino e Catello Califano.
Facciamo anche dei percorsi che sono proprio finalizzati alla prevenzione di questa malattia e con ricette particolari, con tisane particolari, questo l'ho imparato anch'io ed è un modo diverso di insegnare la propria attività, la propria professionalità, alla propria professione ai nostri ragazzi, perché in questo modo capiscono che il loro mestiere non è standard, ma nella nostra scuola bisogna acquisire delle competenze che poi possono essere spendibili in tutti i contesti sociali, culturali, in tutte le situazioni in cui loro si ritrovano ad operare. Se pensiamo che il rischio di neoplasie è anche legato all'alimentazione per il 30-35%, Beh, sei l'ora d'altro. è una percentuale importante e ci fa capire come il nostro stile di vita, il modo con cui mangiamo o prepariamo i cibi, possono essere di aggiunta ad altri rischi in cui noi siamo immersi, vedi inquinamento, vedi fumo, vedi scarsa attività fisica. Quindi sto nel regno adatto, dove qui effettivamente posso parlare di altra medicina, perché nelle sostanze alimentari ci sono sostanze antinfiammatorie, sostanze anticancerose, e quindi il cuoco, chi si occupa di scienze dell'alimentazione, forse coniuga l'arte alla prevenzione, prevenzione intesa come giusta Mangiar bene. alimentazione. Recentemente ne abbiamo parlato anche nel nostro telegiornale. In Campania si vive meno in percentuale rispetto ad altre regioni italiane. È un dato che ha fatto sicuramente emergere preoccupazioni. Allora, c'è chi ha parlato della possibilità di attivare i cosiddetti geni della longevità, come con un'alimentazione basata sui prodotti della terra, frutta e verdura, ma anche cioccolato fondente, che a sorpresa, insieme a tè verde e nero, diversi alimenti per tentare di vivere più a lungo. Fanno parte della nuova dieta Smart Food che ha ricevuto l'ok anche dell'Istituto Europeo di Oncologia e Centro Cardiologico Monzino. Noi ne abbiamo parlato con il professor De Prisco del CNR. Cibi in grado di aiutare a regolare il metabolismo e a tenere lontano il cancro e altre patologie dannose per la salute. Sono gli alimenti consigliati per vivere più a lungo, che fanno parte della nuova dieta Smart Food, che ha ricevuto l'ok dell'Istituto Europeo di Oncologia Centro Cardiologico Monzino. Tra questi alimenti, come i kiwi ricchi di vitamina C, il basilico fonte di calcio e ancora arance rosse, cavoli, ciliegie, frutti di bosco, melanzane, patate viola, prugne nere, radicchio, uva nera, ricchi di atocianine, asparagi, capperi, cipolle, lattuga contenenti la quercetina, oppure cachi, fragole, mele capaci di apportare fisetina, tè verde e tè nero, e mentre la paprika piccante ed il peperoncino la capsaicina. E tra gli alimenti spicca anche il cioccolato fondente. 10 invece cibi considerati protettivi, in questo caso sono aglio, cereali integrali, erbe aromatiche, frutta fresca, frutta a guscio, legumi, olio extravergine d'oliva, olio di semi spremuti a freddo, semi oleosi e verdura. Oggi l'Istituto Oncologico di Milano, che è un istituto che agisce a livello internazionale, ha pubblicizzato un libro esaltando la proprietà protettive contro i tumori di 30 alimenti. Questi 30 alimenti praticamente sono soprattutto frutta e verdura. Tra questi 30 alimenti, io credo che perlomeno l'80% l'abbiamo ancora nella nostra provincia. Sicuramente non ha scoperto l'uovo di Colombo l'Istituto Oncologico, perché chi ci conosce come questa televisione, da più di 10 anni noi stiamo parlando di un maggior consumo di frutta e verdura del nostro territorio come fattore di prevenzione contro le gravi patologie, tra cui i tumori. Abbiamo detto, e lo ripeto, fare un'istituzione unica di protezione di questi prodotti attraverso un bollino di qualità che induca il consumatore a
diciamo, ad usare questi tipi di prodotti, fare formazione nelle scuole laddove i ragazzi vanno abituati a mangiare più frutta e verdura. Malato di tumore con tutto quello che ne consegue e soprattutto con la necessità di utilizzare praticamente in ogni momento l'acqua. Che cosa fa la Gori? Gli stacca l'acqua senza neanche un preavviso. Il vergognoso atto dell'azienda che gestisce le risorse idriche in Campania è avvenuto a Pagani. Vediamo questo servizio. La Gori stacca l'acqua all'abitazione di un malato oncologico senza alcun preavviso. È accaduto questa mattina a Pagani in via Alcide De Gasperi. Un dipendente della società che gestisce le risorse idriche in numerosi comuni della Campania ha proceduto al distacco senza avvisare gli inquilini dell'abitazione. Ad accorgersi di tutto, una vicina di casa che ha notato il dipendente della Gori armeggiare con il contatore ad allontanarsi. La donna ha quindi avvisato i propri vicini che si sono visti sospendere la fornitura idrica di punto in bianco, con grave danno per il malato che a causa della propria patologia necessita di un'igiene quotidiana costante. Nessuna notifica, nessun avviso. La Gori, ai sensi dell'articolo 1565 del Codice Civile, come riportato su tutte le bollette, può sospendere la fornitura idrica soltanto previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata, con diffida e messa in mora con indicazione del termine ultimo per procedere all'esatto adempimento, addebitando al cliente le spese di sospensione e riattivazione. Già in passato molti cittadini hanno subito il distacco idrico senza l'invio di nessun sollecito, senza contare il ritardo dell'invio delle fatture e i relativi bollettini di pagamento. Il sindaco di Pagani, Salvatore Bottone, a seguito dei numerosi casi avvenuti in città, firmò un'ordinanza con cui vietava alla società di procedere al distacco dei contatori idrici e alla sospensione all'erogazione di acqua potabile su tutto il territorio comunale. La Gori però non ha mai risposto al primo cittadino. Anche altre amministrazioni hanno proceduto a diffidare la Gori per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari e disagi fisici per i cittadini, in particolare per gli anziani e le fasce deboli della popolazione. Decisioni arrivate a seguito dei massivi ed indiscriminati distacchi dei contatori operati dalla Gori, che calpesta, come in questo caso, anche la dignità dei malati. Riaprire lo sportello Gori di Scafati lo chiede a gran voce il consigliere regionale Alberico Gambino, che ha scritto ai vertici dell'azienda, appunto, ad Ercolano. La decisione di chiudere lo sportello di Scafati, ha scritto in una nota Gambino, non è né giusta né opportuna né giustificata, rappresenta un'ulteriore azione contro gli utenti che subiranno nuovamente i disagi patiti ed alleviati solo in parte dall'attivazione dello sportello di Nocera Inferiore. Bisogna fare in fretta e riaprire dunque lo sportello di Scafati. È la delega consiliare alle attività produttive, quella più ambita a Nocera Inferiore. Si potrebbe andare verso uno spacchettamento. Domani sera la riunione di maggioranza che potrebbe mettere il segno verità su questa vicenda. Vediamo. C'è attenzione sul rimpasto di deleghe tra i consiglieri comunali di Nocera Inferiore. Il sindaco Manlio Torquato si prepara a scegliere i suoi più stretti collaboratori in consiglio. Decisioni che sicuramente serviranno ad accontentare i nuovi componenti della maggioranza, ma che potrebbero scontentare qualche amico di sempre. Il vertice di domani sera dovrebbe essere comunque quello definitivo. La riunione era programmata da tempo, abbiamo, come noto, ridefinito la giunta, quindi con gli assessori. Questo l'abbiamo fatto alla metà di dicembre scorso. Siamo stati in consiglio qualche giorno fa, si sono ridefiniti i gruppi consiliari, come a voi noto, come la cittadinanza sa perché ha seguito le attività del consiglio. Adesso saranno assegnate le deleghe ai consiglieri comunali. Sono deleghe a titolo gratuito, vengono ricoperte a titolo gratuito e verranno ovviamente, conseguentemente alla ridefinizione dei gruppi consiliari, riorganizzate anche le commissioni consiliari. Tra le deleghe più sensibili c'è quella alla multiservizi, ma anche quella al Castello Fienga e alle attività produttive. Un incarico, quest'ultimo, molto ambito da sempre, ma anche molto ampio. La soluzione potrebbe essere un suo spacchettamento. Non abbiamo parlato del contenuto delle deleghe, quindi siamo semplicemente ad una fase di
consultazione che credo si chiuderà, anzi deve chiudersi nello spazio di questa settimana, non oltre. E poi le attività produttive sono una materia ampia, dentro c'è il commercio, c'è l'agricoltura, ci sono gli insediamenti industriali, insomma ci sono un po' di cose. Rimaniamo a Nocera Inferiore, si chiama Ti Ascolto, la serie di incontri programmati dall'assessorato alle politiche sociali di Nocera Inferiore per ascoltare le esigenze di cittadini, comitati, associazioni di quartiere di categoria. Si parte giovedì prossimo, 17 marzo, dalla scuola Marrazzo in via Loria. I dettagli. Dovrebbe essere un'occasione per incontrare i nocerini, le associazioni e le cooperative sociali. Rischia di diventare uno sfogatoio dei problemi di Nocera Inferiore. Consapevoli di questo rischio, gli amministratori di Nocera avviano da giovedì una serie di incontri nei quartieri. Un'occasione per relazionarsi con la base e provare a dare risposte concrete e fattive per migliorare la vivibilità in città. Un'iniziativa su cui puntano molto il sindaco Manlio Torquato e l'assessore Saverio D'Alessio. Di questa iniziativa serve proprio a questo, a fare in modo che noi andremo a dare i servizi che realmente ci hanno consentito, perché capita spesso che si può mettere in campo una qualsiasi progetto, un qualsiasi tipo, genere di servizio, che poi in realtà non corrisponde proprio a ciò che i cittadini ci richiedono. Assessore, un progetto che va anche in linea con quanto chiesto dall'assessorato regionale? Sì, abbiamo fatto una riunione alcuni giorni fa in provincia con l'assessore regionale Fortini che ha dato proprio questo input, cioè quello di programmare dal basso e quindi di fare questi incontri con i cittadini, con le associazioni, i comitati e tutto ciò che ruota intorno a questo campo, proprio perché ci tiene l'assessore regionale e anche noi, tant'è vero che abbiamo aderito subito a questa iniziativa, proprio di partire dal basso nella programmazione. Una serie di notizie, cominciamo da Cava dei Tirreni, dove ci saranno controlli, dice l'amministrazione Servalli, sull'utilizzo dei cosiddetti shopper biodegradabili, cioè sacchetti dell'immondizia biodegradabili e compostabili conformi per legge, dunque alle disposizioni europee. Questo soprattutto per le attività commerciali, che dunque dovranno utilizzare esclusivamente questi sacchi da asporto di merci in materiali biodegradabili. Alcune notizie di cronaca: la polizia ha eseguito 9 arresti nei confronti di persone che consistevano in un gruppo di spacciatori ritenuti affiliati al clan camorristico degli scissionisti, le famiglie Abete, Notturno e Abbinante, che è attivo tra Scampia e Secondigliano. Tra gli arrestati 5 fratelli, uno dei quali minorenni. I finanzieri del nucleo mobile della compagnia di Caserta hanno sottoposto a controllo un esercizio commerciale gestito da una cittadina di origine cinese. Sono stati sequestrati beni che avevano un'indicazione di origine delle merci non corretta e che stavano per essere immessi sul mercato. Rilasciavano documenti di identità falsi proprio a cittadini cinesi in cambio di beni e di favori. 7 persone arrestate, tutte ai domiciliari, tra loro anche alcuni amministratori locali. È successo tra Terzigno e San Giuseppe Vesuviano, l'operazione dei carabinieri di Torre Annunziata. Gli indagati sono ritenuti a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata a corruzione e a falso ideologico. Ancora Guardia di Finanza, stavolta di Salerno. A Vallo della Lucania sono stati effettuati controlli in materia di giochi e scommesse illegali. La Guardia di Finanza ha chiuso una ricevitoria che consentiva gioco a minorenni. A scuola con la Guardia di Finanza al via la 4ª edizione del progetto Educazione alla Legalità. All'Istituto Statale di Istruzione Superiore Glorioso di Giffoni Valle Piana il primo incontro delle Fiamme Gialle con gli studenti proprio per parlare di legalità economica. Ed ora andiamo a Nocera Inferiore perché c'è stato un doppio arresto da parte dei carabinieri del reparto territoriale. Sono ritenuti responsabili di aver pestato un cittadino del Capo Verde, quindi un cittadino straniero in pieno centro l'11 febbraio scorso. 2 pregiudicati sono finiti ai domiciliari. Vediamo i dettagli nel servizio.
avevano aggredito un cittadino straniero di Capo Verde in pieno centro cittadino. Sono scattati perciò gli arresti domiciliari per i pregiudicati Nocerini Luigi Cuomo di 33 anni e Luigi Vicidomini di 30. Ad operare l'arresto i carabinieri della sezione operativa del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Il pestaggio era avvenuto l'11 febbraio scorso in piazza Sant'Antonio. I due minacciarono l'uomo per un presunto furto di cellulare, poi erano passati alle vie di fatto aggredendolo con un bastone. Il malcapitato, pur tentando di rifugiarsi in casa, era stato comunque raggiunto dai due che avevano sfondato la porta d'ingresso della sua abitazione e avevano continuato l'aggressione costringendolo, al fine di evitare ulteriori conseguenze per il pestaggio, a lanciarsi dalla finestra del bagno al primo piano dello stabile. La vittima, terrorizzata dagli eventi, si era poi nascosta per l'intera nottata in una casa abbandonata, denunciando i fatti l'indomani mattina. L'attività investigativa, coordinata dal pubblico ministero Roberto Lenza, ha consentito di documentare le responsabilità degli indagati, che dovranno rispondere di lesioni personali aggravate, porto abusivo di oggetti atti a offendere e violazione di domicilio. Un'attesa di 2 anni e mezzo per capire come proseguire in merito alla inchiesta, alle indagini della vicenda derby farsa, il fatto extracalcistico Salernitana-Nocerino. 23 tifosi della Nocerina che erano presenti il 10 novembre a Mercato San Severino davanti all'albergo dove c'erano calciatori e dirigenti. Allora ci sarà ovviamente processo, ci sono arrivati i reati contestati questa mattina a conclusione delle indagini, appunto il reato contestato per i 23 è quello di violenza privata aggravata dal numero di persone coinvolte dal presunto utilizzo di armi, quindi la notifica degli avvisi di conclusione di indagini che adesso porterà al processo vero e proprio. L'icona della Madonna di Pompei in visita tra i carabinieri della Campania. Prima tappa alla caserma Libroia di Nocera Inferiore, il quadro pellegrino è stato accolto con tutti gli onori del caso, un tributo dovuto alla Madre Celeste, regina della pace, ha detto il vescovo della diocesi Nocera Sarno, giudice dopo la recita della supplica. Il nostro servizio. La regina della pace in visita ai militari campani è cominciata dalla caserma Libroia di Nocera Inferiore la peregrinazio del quadro della Madonna di Pompei. L'icona pellegrina della Vergine è stata accolta con tutti gli onori dai militari del 45° Battaglione Trasmissioni Vulture. Un incontro molto sentito e partecipato, presieduto dal vescovo di Nocera Inferiore Sarno, Monsignor Giuseppe Giudice, alla presenza delle più alte autorità militari e civili del territorio. Lei che è la madre della pace va dove si costruisce la pace e dove la pace si difende. Certamente da questa caserma dove quotidianamente c'è come un presidio di legalità e di attenzione alla pace, lo sguardo si apre direi a 360 gradi verso tutto il mondo dove la pace non c'è. E continuamente noi abbiamo una cronaca di guerra da diverse parti del mondo, gente che è trucidata, in modo particolare oggi tanti cristiani uccisi semplicemente perché sono cristiani. Maria non disdegna di scendere in mezzo alla guerra dei suoi figli e lei porta a noi la pace, lei che è la costruttrice della pace, l'artigiana della pace, lei che ha portato nel grembo la pace, Cristo Signore. La Madonna di Pompei è la regina della pace e i militari sono gli operatori di pace, gli operatori della sicurezza e quindi avere un momento di fede, di preghiera, di aggregazione che ci faccia riflettere sui motivi e sui valori che ci spingono al servizio del bene comune ritengo sia molto importante, specialmente in questo periodo in cui celebriamo l'anno santo straordinario della misericordia e quindi del Giubileo. È un simbolo importante il fatto che per una volta la Madonna che viene da noi e non come si usa solitamente tutti i fedeli che si recano presso i santuari. Per una volta è stata lei a venire da noi ed è stata un'ottima occasione per aprirsi anche alla città affinché si continui a creare quella comunità, affinché l'esercito non sia sempre visto come un corpo estraneo alla società ma anzi un corpo integrante della società.
un legame profondo quello che intercorre tra i soldati e la Madonna di Pompei. Tanti militari sul fronte delle due grandi guerre mondiali portavano con sé un'immagine della Vergine del Rosario. Tornati sani e salvi, facevano visita al santuario di Pompei, lasciando in molti casi numerosi ex voto per grazia ricevuta. Oggi esposti nei corridoi della Basilica.